E ci siamo! Buon compleanno a me! Sono in questo momento nella mia live di compleanno il 17 ottobre, che è proprio il giorno, anzi ho già compiuto gli anni, ok, perché sono nata tipo a pranzo e sono già quasi le 5. Apriamo questi due bei box di Pokémon. Paradise Dragona, mi pare che si chiami questo set, è... l'ultimo set uscito in giapponese, lo vedremo a inizio novembre anche da noi in italiano. L'espansione si chiama Sizzling Sparks, credo. È l'espansione con il Pikachu con la corona. Abbiamo un box chiuso e mezzo box da aprire. Obiettivo: trovare un sacco di bombette, ma questi tre Pokémon qua mi piacerebbero in particolare. Go! Sicuramente mi chiederete: ma perché hai un box e mezzo? Cioè, cosa vuol dire avere un box e mezzo? Allora, vi spiego tutto. Innanzitutto, sono tornata a spacchettare in giapponese perché un mio carissimo amico, nonché moderatore, che sarebbe Amarok, moderatore del mio canale Twitch, mi ha proposto un box di questa espansione a 40 euro, un box sigillato a 40 euro, e poi mi ha detto: guarda, se facciamo 50 ne compro direttamente 3, uno lo tengo io, uno lo tieni tu e uno ce lo smezziamo. E ho deciso di fare così. Ho pagato 50 euro, è veramente un prezzo di favore, ragazzi, per un box e mezzo. Questo l'ha già aperto lui, me l'ha spedito ed è ancora chiuso esattamente come l'ha chiuso lui. Quindi ci dovrebbero essere 8 pacchetti, mentre qui c'è appunto un box sigillato, intero, pieno, bello, intonso, che andremo ad aprire. E adesso vi faccio vedere un po' gli artwork. Uso la versione, anzi, uso la versione non sigillata, così non hanno... la lucentezza della plastica. Klefki, Execute. Execute ha una bellissima illustration rare in questo set. Voi non avete idea. Vi siete mai... avete mai pensato a come potrebbero essere degli Execute che hanno appena finito di allenarsi dopo una partita di basket su un campo? Ecco. Latios, che ha una bellissima illustration rare, che va in combo con Latias, Palkia, Quaxly e Trapinch. E qui davanti abbiamo Executor di Alola, che ha una super art rare, Latias, che ha una super art rare, e Latios, che ha una art rare che, come già detto, va in combo con quella di Latias, della sorella. Apriamo il box, ed eccoci qua. Contiamo i pacchetti, vediamo se il mio moderatore mi ha scammata. In questo momento è in live con me, quindi prevedo di no. Dovrebbero essere... quanti pacchetti c'erano in un box? No, questi sono più di 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A me sta simpatica anche Jinx. Poi c'ho in mente l'episodio dell'anime dove Jinx aiutava Babbo Natale. Era super cute. Eccoci qua. Allora. Shinotic, che ha una illustration rare in questo set molto particolare. Ancora Trapinch. Questo si chiama Delmise ed è di Sole e Luna. Questo Pokémon, allora vi dirò, io non amo i Pokémon oggetto, però ha un non so che di affascinante. Una bella illustration rare particolare con una storia di questo Pokémon, io la accetterei volentieri, perché a livello di lore è abbastanza intrigante. Sempre Setoddle e... Art Rare! Raga, ma allora qualcosina il nostro Fede ce l'ha lasciata in questo box. Questo è un art rare, signori. È un art rare, quindi art rare normale, non super art rare. Non ricordo le art rare di questo set, a parte Skarmory, Castform, Latios e Latias. Non riesco a capire bene chi sia. Scopriamo chi è, vediamo chi è il primo Pokémon che ha deciso di aggiungersi alla mia collezione. Speriamo sia bello... Carino! Lui non ce l'avevo! Lui è il Pokémon Mela. Questo è Appletune. Comunque, che è quello grande. È molto carino, ragazzi, anche perché non avevo niente di Appletune. Applin, questa volta l'ho beccato giusto, ma quando è che si pulla? Klefki. Bello questo Klefki. Sembra tipo in una città magica, strana, dove lo spazio è distorto. Molto particolare. Poi apprezzo il rosa. Cryogonal, non ce lo facciamo mai mancare. C'è una SR, raga, che brilla molto.
Questo vuol dire, ve la faccio vedere, vedete l'arcobaleno e la mia scia. Questa è una full art, quindi mi sono beccata io la secret del box. Ed è una full art Terra. E in questo set ce ne sono un po'. C'è Exeggutor sicuramente. Vedremo chi è. Io spero in Exeggutor. No, Sikleezar! Lo Yoshi un po' dark. Vabbè, vabbè, ci piace lo stesso. Poi è una Terra Crystal. È bellino il bordo arcobaleno. Tra l'altro, al contrario delle carte... Guardate che roba. Al contrario delle carte italiane, qui anche il bordo è olo. Sì, è un po' sfigato, ok, ragazzi? Non volevo dirlo, lo dite voi. È un po' sfigato. In generale io non amo queste carte perché c'è il Pokémon in 3D sbattuto lì. Diciamo che il colore gli dona, ma... Potevo beccare delle carte migliori, eh. Lui è Quaxwell, che sta imparando a danzare. Danza, danza. Simisear. Delmise e una ex che è azzurra. Chi c'è di azzurro qui? Forse Quaquaval? Bello! Bello! Allora, questa è una ex finalmente disegnata che mi piace tantissimo perché mi ricorda le ex di Bianco e Nero. Io avevo ripreso a collezionare più di 10 anni fa con Heart Gold e Soul Silver. E c'erano le ex fatte così, che secondo me erano le più belle. Io non amo Kyurem Nero, ma questa carta è stupenda. Bellissima, bellissima. Grazie per gli auguri! Turtonator! Delmise! Duraludon! Quaxly! E rosa. Volevo fingere gioia, ma purtroppo è rosa. Ed è un meraviglioso scaldotto per la doccia. Allora, se non altro, queste maledette carte in giapponese slayano la texture. Guardate qua. Detto questo, le odio. Tizia Drago. Se non mi sbaglio, lei è una capopalestra, però, perché me la ricordo vagamente. No, raga, c'è un'altra art rare. Ma ho sculacchiato un sacco! Ma che bello! Art rare, ragazzi! Normale, diversa dalla precedente. Ah, è una Super 4 di X e Y? Non mi ricordo... Ah, ok, quindi... perché ricordo di averla vista, ma non ricordavo la gen, di X e Y. Abbiamo un'altra Art Rare, ragazzi, speriamo sia una bomba. No! Ma dai, ma non è possibile! Cioè, l'ha trovata Fede, l'ho trovata anch'io! Sto cesso! Ma dai, ma non Braxish, che schifo! Mamma mia, sto Pokémon, che orrore! Ma è anche, non è neanche bella la carta, ma dai, ma che brutto! No, questo è brutto. Questo, ragazzi, non lo salvo. Questo è Setaitan. E l'ultima carta è... una Extra Crystal, raga! Ma mi sa che abbiamo beccato il lato bello del box, eh? Extra Crystal... No, basta! Ma non è possibile! Ancora sto rospo! Sikleezar! Sikleezar! Tutti in chat che ridono, maledetti! Niente, allora, a livello di pull per 15 pacchetti abbiamo veramente slayato. Doppia art rare, una e mezzo. Full art, Terra Crystal, una ex Terra Crystal, una ex normale. Diciamo che ci è andata bene. Ora dobbiamo pregare di non beccare nessuna di queste carte nel box sigillato che ci rimane. Togliamo il sigillo. Scià! Sempre grandi soddisfazioni nel desigillare un box. E qui invece di file ne abbiamo due intere. 30 pacchettozzi. Rufflet! C'è qualcosa. Klefki! C'è qualcosa che vuole mostrarsi con particolare ardore. È un'altra Terra Crystal. Io vi giuro che se è di nuovo Sikleezar, potrei avere una reazione incontrollata. Ve lo dico, eh. Ve lo dico, eh. Flygon, guys! Questo è un gran box. Questo è un gran box.
Guardalo che bello il Flygon! Questa è una carta da tirar fuori! Mica quello lì di prima! Questa te la compro, non te la vendo, Tesket, così impari a gufarmi contro. Inutile sciacallo vermiciattolo. Let's go! Molto bella! Tra l'altro finalmente un po' di amore per Flygon, ragazzi, che è uno di quei Pokémon di cui si stanno dimenticando tutti. Questa mi sta molto bene. Bella. Panzer. C'è un Art Rare! C'è un Art Rare, ragazzi, che ha fondo blu e io non credo di aver trovato delle Art Rare con fondo blu, quindi è nuova. No, non è vero, io ne ho trovata una col fondo blu. Oh no. Oh no, Bruxish ha il fondo blu. Oh no. No, però Bruxish non me la ricordo blu. C'ha il fondo diverso, c'ha il fondo... era il fondale marino. Dai. Ah! Basta. Allora, quasi mi pento di aver ordinato un box intero in italiano, perché ho trovato l'Art Rare più bella del set. Questa, ragazzi, è uno spettacolo di Art Rare. Ci sono tutte le tre forme di cast form, con anche cast form base. Questa è Un. Se non mi sbaglio, questa dovrebbe essere Un. Ed è meravigliosa questa carta, assolutamente la mia preferita. Questa mi piace talmente tanto che se anche la ritrovo in italiano va bene. Bella, 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 bella. Sono contenta. Era la carta che volevo di questo set. Questa me la sarei comprata senza ombra di dubbio. Non credo che starà tanto, perché cast form non piace a tante persone. Però la carta è indubbiamente bellissima. Mamma mia, che bella carta. Lui è Simisear. Panzer è quella prima. E poi l'ultimo è... una... lui è Simisear, ok. Una... ex normale psico? Chi c'è di psico qua? Lo scopriremo solo rivelando Latias! Che bella! Cioè, non è bella la carta perché è plasticosa, orrenda, ma mi fa super piacere aver trovato... oh, ma questo è il box dei draghi! Stiamo draghizzando a tutto spiano, ragazzi! Abbiamo Flygon, ora abbiamo Latias. Guardala! Picciolina! Panzer, dopo 250 carte l'ho imparata. Raga, è un trainer. È la full art del box ed è un trainer. Riusciremo a beccare un trainer che non sia un uomo di mezza età, sudato e assolutamente antiestetico? Riusciremo a beccare un bel trainer full art? Che dite? Che dite? Si può? Ciuffo banana! Allora, ciuffo banana è meglio di molte altre cose, no? Diciamo che ce lo teniamo, ciuffo a banana? Ho pullato di peggio, ho pullato di peggio. A meno di 40 anni, dai, ci è andata bene. Va bene, ciuffo a banana. No, lui va bene, dai, mi piace. Ci sta, ci sta. Dusk Ball o Scuro Ball? Duraludon vedo il rosa. Schifo il rosa. Io che amo il rosa mi ritrovo a dire che schifo il rosa. Quaxwell vibrava. Speriamo sia diversa da quella prima. Vabbè che sono due a set, credo. Odio. Tizia di XY, Mommy Drago. Cryogonal. È un Art Rare. Ma purtroppo, ragazzi, temo di avercela già. Perché questo fondale mi ricorda qualcosa. E infatti, è letteralmente il fondale della prima Art Rare che ho pullato. Appletune doppio. Lui lo scambierò. Vedremo. Per ora tutte le Art Rare doppie sono sempre riuscita a scambiarle. Peccato. Peccato, perché speravo di non beccare doppione. Peccato. Vabbè, meglio lui di Bruxish, ok? Skarmory e abbiamo una ex Terra Crystal. E mi sa che... cosa ce ne sono? Tre? Ne abbiamo trovate due in questo set? È un po' difficile che non sia un doppione. E invece il bro Exeggutor è qui! Grande bro! Io... allora, questo Pokémon è...
Questo sottile confine tra follia, meme e disgusto che funziona. Funzionano, non so che dirvi. Magari molti di voi penseranno che Executor di Alola sia stata un'idea terribile. In un certo senso capisco quello che dite, ma... ma a me va bene. Braviary. Mommy Drago. Castform. Klefki. Bastava che se ne andasse Kimba, ragazzi. Artrair. Non mi pare di averla. Non mi pare di averla. Non credo sia Latios. No, un attimo. No, però vedo dell'erba. No, 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 è vero, quel pesce di merda aveva i fondali marini. No. No, non è il pesce, non è il pesce, raga, non è il pesce, no. No, non è il pesce. Aiuto. Aiuto! Non mi ricordavo che ci fosse anche lui. Dai, che questo non è male. È disegnata tipo a matita. Comunque ho tutta la linea evolutiva. È un'invasione di mele, esatto. Ultimo pacchetto abbiamo... oh, c'è qualcosa. Mi sa che chiudiamo con qualcosa. Forse una holo, non lo so. Abbiamo Bruxish, Duraludon, Swablu. No, forse una ex normale. Trapinch e una ex normale che è Arcaludon. Recapino di tutto quello che ho trovato in questo box e mezzo, così vi fate un'idea di quello che si pulla in circa 45 pacchetti. Poteva andare meglio sicuramente, perché ho perso purtroppo la Super Art Rare, non l'abbiamo trovata, non abbiamo trovato neanche la Gold. Ci sono delle Gold abbastanza bruttine, ma diciamo che poteva andare meglio, però ho trovato l'Art Rare che volevo. Abbiamo trovato Kyurem Bianco EX, Latias EX, Arcaludon EX, Sicklizar EX Terra Crystal, dovrebbe essere Terra normale, Flygon EX Terra Crystal, no, non è normale, cosa sto dicendo? Questi sono quelli di Terrapagos, è il Terra tipo astrale si chiama, quindi Terra tipo astrale, Flygon Terra tipo astrale EX, Executor di Alola Terra tipo astrale EX. Poi abbiamo trovato due scaldini per il bagno. Levate queste carte dai set, per favore. Artrair. Iniziamo dalla più brutta. Bruxish Artrair. Doppio Appletune Artrair. Flapple Artrair. Questa più la guardo e più mi piace. E l'Artrair più bella del set. Castform. Questa è stupenda. E adesso spacchetterò il set in italiano con molta più tranquillità, perché so che non dovrò trovarla per forza. Poi, doppia full art, abbiamo trovato Sicklizar, Terra Astrale EX full art e il signor Aris, nipote di Aristide. Per chiamare tuo nipote Aris e chiamarti Aristide ti dovresti meritare una bella denuncia. Full art, molto carina, mi piacciono i trainer full art. Allora, spacchettamento è andato, vi direi me, ma Castform. Questa me lo innalza non di poco. E belle anche le due full art. Peccato la doppia gallery. E peccato non aver trovato appunto la carta non garantita, super bomba, super segreta. Io vi saluto, ragazzi. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo spacchettamento, grazie anche perché è stato un bel momento di compleanno. D'ora in poi mi farà sempre piacere, diciamo, festeggiare un po' con voi anche spacchettando. Qui ci sono anche tutte le holo, eccole qua. Grazie mille ragazzi ancora per gli auguri, ve lo dico di persona, per gli auguri che ho ricevuto sui social, e in live, fuori live, i regali e tutto, siete stati gentilissimi. E niente, vi do appuntamento ai prossimi spacchettamenti. Il prossimo sarà molto presto, a inizio mese, appunto con la versione italiana, dove saranno presenti alcune di queste carte. Un saluto
E apriremo anche a dicembre, quando uscirà il nuovo set di carte di Dario Moccia, Disney Anthology, bellissimo, ne ho preso una confezione, non vedo l'ora di aprirla, anche perché sono molto ignorante, sono una grande appassionata Disney, ma sono molto ignorante per quanto riguarda i corti, soprattutto quelli in bianco e nero, e so che quel set tratta di tutti i corti e anche magari di quelli con non personaggi Disney, canonici, robe e cose, quindi non vedo l'ora di aprirlo. Quindi sì, fino alla fine dell'anno si spacchetterà un bel po'. Vi saluto ragazzi e buona fortuna a voi nel caso in cui stiate spacchettando anche voi Pokémon. Ciao!